Salut à tous, titertuyon nous décampa qui na bievidouzi, dobu azare, rapportu et riman et odie simun Christinach, et mas contra un agricultor et producteur et artigiano qui si diama José Versini. RCFM et campa qui. L'agriculture, per me, è una passione, hein, voglio dire, sapevo che arrivava qui, hein, di voi a mezzo di lì, sapevo che arrivava un po' in paese, che arrivava l'animale. Bon, da una parte la mia passione, poi all'epoca era anche un atto militante, a nostra epoca era così. L'ho fatto prima, bon, mi avevo portato a andare a scuola a fare un mestiere, l'ho fatto 3 anni, ho avuto come diploma di radio. E poi l'abbiamo fatto il plombiere, il sciopagista. Sono giunto qui, ho cominciato a fare i buchi e guacchi. E dopo, poco a poco, ho fatto un mio atelier, ho fatto una installazione per poi arrivare in condizioni appena più buone. Qui tombiamo proprio su 100 di buchi all'anno. Facciamo prisutti, coppe, lonzi, salcicci, figadelli. E accanto, mica subito, ma dopo mi sono messo a farsi battere, bon, e mi permette di valorizzare l'altro. Ah, perché è un latte di qualità e più caro d'Italia. C'è la mia compagna che si chiama anche lei l'atelier, perché la faceva mele, faceva confitture, e voilà, perché l'atelier è pieno tutta l'annata. Abbiamo 5 sorti di battaglia, abbiamo battaglia a mortola, battaglia a castagna, moscato e nugella, figadello e ginebro. Charcuterie di una clientela assai di particolari, più carca amico che nel ristorante, e voilà. Faccio il viaggio di travagliare con lui, travaglio di voi andare così, e tutto ciò che confittura, mele, patè, vendiamo appena tutti quelli che ci lo mandano, che hanno i piccoli magazzini brutti, corsi, in un luogo, in Porto Vecchio, in Bastia, o con Calvi, o con l'isola. Voilà. E a me vi dico che un paio di travagliare in paese, e so che volevo. Bon, dopo, prima era l'ora, oggi questioni d'aiuto e tutto questo vedono appena meglio, ma bon, è sempre un percorso di installarsi. E per me non è mica normale che la sia sempre oggi, ai giorni d'oggi, un castigo per giungere a creare una spadazione. Dopo, io so che posso dire un giorno che sono installato, se la passione di questo lavoro dell'animale e tutto questo, vabbè, se no è meglio ora a lavorare nel lupo. L'agricoltura in Corsica potrebbe essere assai meglio se c'è una volontà politica di va in sorte che niente campissimo sempre il suo mestiere. Ma malauguratamente, bon, non dico mica che non c'è nemica, ma troppo poco, non è mica una priorità. Oggi siamo tutti a turismo, tutti i safari qui, filiare delle montagne, voglio dire animali in montagna, ne vogliamo più pochi, per via che in giro c'è niente, dopo si vedono niente, non stanno mica. Ah, diventa di più in più difficile, mica di meglio in meglio. Dopo c'è la pari di uno che il clima che entra a cambiare, più caldo, non è più nulla bene, io vedo la produzione di anadura era assai più generosa 30 anni fa che oggi, c'era castagna, c'era ionda, oggi bon, quest'anno è appena meglio, il Sinifs, grazie a Dio, è riuscito a sbarazzarcene, ma visto che non piove più quando lo ci vuole, tutto qui, bon, non c'è più le produzioni che c'erano prima, dunque ci mantiene assai di più, la roba paghiamo gara, un paesano francese, una donna rosa paga 100, entre 150, maximum 200 euro, noi siamo a 400, 450 secondo i momenti. Il primo lavoro a fare sarebbe qui, trovare alimentazione ad altri prezzi. E domani, per il nostro quartoglione decampa qui, sempre in abbia di Usia, continueremo a parlare agricoltura, scontreremo un produttore di varina gastanina che si chiama Jean Dofran, che sta là in Oda. A domani dunque, per la seguita decampa qui, in abbia di Usia. RCFM e Campa Cuit.